Come al solito la provincia di Belluno si pone come protagonista di uno studio, come ha fatto in diversi altri campi, su quello che è stato un fenomeno che ci ha colpito nel mese di ottobre e che del quale ancora non abbiamo verificato le conseguenze su tanti temi, nel bosco stiamo iniziando, nei corsi d'acqua un po' meno. Devo ringraziare per questo il pronto intervento che era partito dal territorio, per il territorio intendo i bacini di pesca della provincia di Belluno, che subito si sono attivati e con le loro risorse hanno tirato sui primi dati che hanno messo a disposizione della provincia, nella quale poi ha contattato attraverso un processo, insomma non sto qui a spiegarvi, il dottor Zanetti, che è l'estensore della carta etica regionale all'interno della quale dovrebbe concludere quella provinciale, per una sua analisi e valutazione. Ecco, io mi fermerei assolutamente qua perché insomma i temi che stiamo ponendo sono importanti e che delineano anche uno scenario futuro complesso, immagino, ma con la buona volontà di tutti quanti. Qua vedo tutti i presidenti dei bacini, la parte anche scientifica, la parte amministrativa della provincia, ma anche tanti appassionati. Credo che con queste forze in campo riusciamo a far girare pagina anche stavolta. Ovviamente il mio ringraziamento a tutti voi che siete presenti, ma anche credo che questa sia una giornata importante proprio perché pone all'interno del territorio un tema vero con delle soluzioni anche praticabili. Ecco. Grazie e Marco Zanetti. Allora io ringrazio per l'opportunità di poter chiacchierare un attimo con voi. Vi dico già da subito, ma tanti, penso che ormai tutti quelli che sono presenti qua mi conoscono, sanno che sono un po' anche diretto nelle cose, quindi spero che qualcuno non si dispiaccia delle mie considerazioni, ma chi mi conosce sa che amo sempre dire la verità e anche che può essere anche scomoda anche dal punto di vista scientifico a volte, perché non è che abbiamo le risposte per tutto. Il problema che noi andiamo ad affrontare adesso brevemente è quello che è successo con la tempesta Varia nelle acque del Belunese. Devo dirvi che lavorando in giro per tutta Italia, però essendo belunese di origine, ho sempre vissuto anche sulla propria pelle questo evento catastrofico e anche sul tetto della mia casa, perché sono stato vittima anch'io della tempesta. Però ho notato da subito, e me ne sono subito lamentato in tutte le sedi in cui ho potuto interagire, c'è stato un disinteresse totale per una componente che io non è per il mio lavoro, ma è perché è così, che è di vitale importanza e che è una componente primaria, che è la componente acqua della nostra provincia. Si è parlato di boschi, si è parlato di briglie, di ponti, di case danneggiate, giustamente. Non si è mai pensato ai fiumi, non si è mai pensato al patrimonio idrico, non si è mai pensato alla fauna ittica. Vi dico subito, perché essere chiaro, che voi pescatori, e io insieme perché faccio un po' parte di questo mondo, non dobbiamo farci mettere nel sacco come stanno cercando di fare adesso. Noi non stiamo salvaguardando il pesce, voi perché è il vostro trastullo, perché dovete andare a pescare, io perché è l'oggetto delle mie ricerche, per fortuna faccio anche altro, non solo i pesci. Noi stiamo salvaguardando un territorio e un ambiente idrico e un fiume e un corpo idrico grande come il Piave, tutti i suoi affluenti, che fa un servizio ecosistemico alla società che non ha pari e non ha uguali. Quindi non dobbiamo essere additati come coloro che difendono solo l'oggetto della propria passione o l'oggetto del proprio trastullo. Non è così. E adesso nella mia esposizione cercherò di farvi capire bene anche questo tipo di discorso. Innanzitutto cerchiamo di eliminare gli aggiornamenti che c'entrano. Ecco,
cerchiamo innanzitutto di capire come funzionano poi gli ecosistemi idrici dappertutto, cioè abbiamo una zona montana che è una zona di erosione, di produzione di materiale, abbiamo una zona centrale che è quella di trasporto, che è il nostro piano qua per intenderci, e poi delle zone finali. Voi capite che questa è una dinamica naturale che io dovrei rispettare se voglio rispettare il mio territorio, il mio ecosistema. Se io vado a costruire delle grandi dighe, degli sbarramenti, vado ad eliminare parte del trasporto perché vado a scavare il fiume e porto via io la cosa, dopo che cosa faccio? Vado a piangere perché le nostre spiagge sono erose dal mare, spendendo milioni e milioni di euro, come il progetto Redune che si sta facendo adesso giù in laguna, per rifare il ripassimento delle spiagge. E non c'è soluzione. Vi potrei citare, ho lavorato in Sardegna diversi anni, qualcuno lo sa, la spiaggia del Poetto, erosa dal mare, si è pensato andiamo in mezzo al mare, prendiamo la sabbia e la riportiamo sulla spiaggia per ripassare. Non è così. È un'altra sabbia, di un'altra qualità, alla prima mareggiata se ne va di nuovo e ho speso un sacco di soldi e ho rovinato un ecosistema, quello marino. Quindi io devo mettere in conto, non è che io non posso fare le cose, io però devo mettere in conto che agisco su un sistema che adesso si è bloccato. I mezzi tecnici non ci aiutano. Vedete, sono inserita. La colpa è della chiavetta di Fabio Cusacchia. Boicottato. Ecco, interessante è vedere in un fiume come ci sono delle variabili, perché adesso io lo so che qua con voi parlo di pesca, ma con chi dirige devo parlare sempre di caccia, se no non ci capiamo mai. Allora, quando devo sovraccolare una specie che può essere il capriolo, il carroscio o la pita bianca o il gallo forcello, io devo andare a sovraccolare non l'animale, ma l'habitat dell'animale. La stessa roba deve esserci nel fiume. Che cosa succede nel fiume? Io ho una certa morfologia che deve essere appropriata per la specie ittica che ci dovrebbe essere. Questa morfologia è dettata dai regimi delle portate liquide e dai regimi delle portate solide. Quindi trasporto solido in sospensione, trasporto di fondo. Naturalmente non esiste un fiume imbalsamato. I fiumi devono divagare, devono aprirsi, devono chiudersi, devono scavarsi, devono erodere, devono sedimentare, devono riportare dall'altra parte. Questa è la normalità, questo è l'habitat delle nostre specie, tebole, marmolate, per citarne alcune, lo scazzone, e questo io dovrei andare a rispettare. Le condizioni di contorno per determinare la morfologia sono la resistenza, cioè la pendenza, la topografia, il materiale di fondo, la vegetazione ripare o meno che ci può essere. Quindi la forma dell'alveo assumerà una diversa geometria in base a tutte queste variabili guida che io ho. Quindi ho delle determinanti dirette, poi ho il clima, la geologia, la topografia, che sono le portate liquide, le portate solide, la vegetazione, che mi permettono di avere una certa forma di alveo. Ma se io vado a togliere completamente la vegetazione, tolgo uno dei fattori di forza. Se io vado a scavare, se io vado a non far scorrere l'acqua, se io vado a modificare il regime delle portate, che cosa provoco? Faccio sì che questo fiume non si possa più modellare, quindi l'habitat non sia più adatto per le varie specie. Qui vedete poi ci sono tanti tipi di classificazione degli alberi. Per capire dove siamo, io parlo qui a Longarone, siamo qui a Longarone, siamo nella zona di canali intrecciati, in realtà siamo un transizionale, cioè andiamo da canali intrecciati o no indipendentemente dalla chiusura o meno delle valli che passiamo.
Questa è la tipologia tipica di questo ambiente e questo dovrebbe essere il nostro piave. Ma com'era il nostro piave prima della tempesta Vaia? Era unicorsale, un unico corso in mezzo ad un vasto letto di ghiaia. Voi che siete pescatori sapete benissimo che in mezzo al correntone, in mezzo alle ghiaie, pesce non ci sta. Ci può stare, può passare, ma non ci sta. Voi non andate a pescare nel correntone, andate a pescare nella morta, verso l'albero, nella buca, lì cercate le trote, perché sapete che lì ci stanno. Quindi andiamo a vedere, abbiamo dei regimi molto semplici qua da noi, che è il regime alpino. Il regime alpino ha dei picchi di piena nel periodo primaverile adesso, scioglimento delle nevi, ha una pseudo magra estiva, questo naturalmente, le grandi piogge invernali con la chiusura della vegetazione, quindi non assorbe più l'acqua, altro picco di piena più basso di quello primaverile, e poi una situazione invernale di pseudo siccità dovuta al fatto che le precipitazioni sono soprattutto nevose più che di acqua. Se io vado a intervenire su questo tipo di regime, chiaramente la morfologia del fiume ne risentirà e parecchio. Quando è stato fatto il sistema idroelettrico del Bellunese, non si è pensato assolutamente alla modificazione morfo idraulica che io provocavo in tutte le aste fluviali, né si è pensato minimamente a come mantenere questi bacini idroelettrici, che di fatto sono dei bacini di captazione che vanno a interrarsi continuamente. Non si è proprio neanche pensato a una presentazione a questa, però eravamo negli anni 50-60, adesso siamo nell'anno 2020 e qualcosina abbiamo imparato e dovremo fare tesoro di questa esperienza. È chiaro che le variabili quindi antropiche dell'uso del suolo, le captazioni superficiali della falda, l'alterazione delle fasce pluviali, le alterazioni morfologiche creano un dissesto totale sulla morfologia fluviale e quindi sull'idoneità dell'ambiente per la specie guida che io intendo proteggere. Vedete adesso brevemente un fiume. Più variegato è, buchi, rasche, barre longitudinali, correntini, eccetera, eccetera, e più è funzionale per l'ambiente, più può ospitare fauna ittica, più fa crescere, più produce. E il fiume, oltre che produrre biomassa ittica, che certo vi fa piacere a voi, fa anche la grande funzione che è quella di autodepurazione delle acque, che viceversa non avremo. L'acqua in ciclo chiuso è sempre quella, si autodepura quando scorre sulla crosta terrestre. Non la facciamo scorrere nella crosta terrestre, la facciamo scorrere in un tubo, non la autodepuriamo. Noi adesso ce ne stiamo fregando, perché qua non abbiamo mai avuto problemi di acqua, o quasi mai. Ma in giro per il mondo c'è gente che ha sete. Il costo dell'acqua è un costo esorbitante, che non è il costo del gasolio che vende il nostro amico Giacobbi. L'acqua costa 3 volte, già oggi. Ecco, guardate come questo disordine ambientale, perché poi la bellezza è che se andiamo a guardare, io mi ricordo che il settore del Pau, quando hanno fatto lo scavo del Tisa, che entrava nel corpo, che a noi ci par bello, cioè era tutto bello, squadrato, con la passerella, con le luci, eccetera, che par bello. E invece non è bello. Il bello è il disordine, il bello è essere variegati, avere tanti ambienti differenti, quello è il bello. Invece ci hanno inculcato nella testa che il bello sono le linee geometriche, che il bello è il salame rosso con i pallini bianchi, pieno di salnitro, che tutto deve essere scatolato e artificiale, quello è il bello, quello è il buono. E loro ci vengono a dire che dobbiamo scavare i fiumi, perché qualcuno deve ingrassarsi con la ghiaia. Ci vengono a dire che se vogliamo la corrente dobbiamo minimizzare e uccidere tutti i pesci perché loro devono produrre corrente e quindi vogliono rilasciare, prendere l'acqua. Cioè, ci vengono a dire che per tenere un'agricoltura in piedi, che non ha senso perché produciamo surplus, dobbiamo assetare mezza pianura verde. Capite che non è giusto questo.
Guardate cosa succede su un fiume del genere quando io vado ad intervenire, ad esempio con la costruzione lì di un argine, vado a perdere tutto quel mosaico di habitat e quindi milioni di specie, perché poi piangiamo tutti se muore il piccolo capriolo o se qualcuno schiaccia il leprotto che passava la strada. Qui uccidiamo migliaia di specie e tutti se ne fregano altamente. Capite dove siamo, come siamo condizionati anche nei giudizi di quello che succede nell'ambiente. Voi pensate che siano stupidaggini. Guardate, questo è uno studio di un collega. Dal 70 agli anni 2000, gli ambienti acquatici permanenti nella Golena del Po in provincia di Piacenza erano 160 negli anni 70, primo compendio anni 70, adesso siamo ridotti a meno di 40 di questi ambienti, ce ne abbiamo persi più di 120. Avete presente quale patrimonio di biodiversità e di specie sono state perse? Per far cosa? Per far largo l'agricoltura? Per far largo i cavatori? Guardate, questo è il fiume Magra, Golfo della Spezia. Vedete come nell'829 era un alveo canale intrecciato e adesso è diventato un alveo stretto unipulsare. Se prendiamo le fotografie del Piave è la stessa roba. Era un alveo unipulsare e dopo la tempesta Vaia è ritornato un alveo unipulsare. Ma se noi permettiamo adesso che rientrino con le ruspe a ricostruire i muri, a ricostruire le briglie e a scavare, perché ci dicono che c'è solo l'alluvionamento, ritorneremo unicorsali. E non possiamo dimenticarci la foto marmorata, il tempo e tutti la compagnia cantante. Questo è il fiume Vara, affluente sempre del mare alla Spezia. Guardate, questo è il destino di tanti fiumi italiani. Guardate qual era la sua dimensione, un alveo attivo di 820 metri alla fine dell'Ottocento. Passiamo nel 54 a 370 e arriviamo oggi a 140 metri. Abbiamo conquistato territorio, qualcuno dice, abbiamo aumentato il terreno agricolo. Le grandi bonifiche le aveva già fatte il Duce. Non occorreva che ci mettessimo noi adesso a fare le grandi bonifiche. Per entrare con l'antropizzazione, col paese, col campo, dentro l'alveo di pertinenza del fiume. Nessuno l'ha fatto, ma io non ho tempo di farlo, anche se mi piacerebbe, ma devo lavorare e mantenere tutto il mio gruppo di lavoro. Se voi guardate, la tempesta Vaia è stata una grande gomma che per la maggior parte dei casi ha cancellato quello che l'uomo aveva realizzato. Le foreste di abete rosso, tante, sono sparite, ma l'abete rosso l'abbiamo messo noi, nel primo dopoguerra. Non è una pianta nostra. Ed è stata cancellata dalla tempesta. Andiamo a Cortina d'Ampezzo, dove abbiamo avuto il primo problema, Ponte del Moro, mi pare là. Cosa c'era? Un bel muro costruito dall'uomo che aveva stretto l'albero. Andiamo a vedere la famosa casa di Ponte Massi. Era già stata portata via dall'alluvione, l'abbiamo rifatta nello stesso posto. Cosa è stato fatto a Ponte Massi una quindicina di anni fa? A monte di Ponte Massi è stato ricostruito tutto il muro e ricostruita una briglia che il fiume aveva distrutto. Perché il fiume l'aveva già portata via quella briglia, che era l'ex briglia del Monteggio. L'abbiamo ricostruita, abbiamo ricostruito i muri. Tra l'altro, dopo aver fatto il lavoro a spese pubbliche, abbiamo dato in concessione a un privato un sfruttamento idroelettrico. Sono 30 anni di lavoro in questa provincia, le conosco tutte le cose. Potrei elencarle tutte. Dove c'è stato problemi sui fiumi dal punto di vista idraulico e dove l'uomo ha messo le mani. Anche a Sacco, a Perarolo, era stato già minato il bosco a valle del Ponticello e adesso l'ho portato via del tutto. Quindi tutti questi tipi di interventi che noi facciamo, le briglie, le soglie, gli argini, eccetera, sono tutti interventi dell'uomo che possono, per l'amor di Dio, nessuno dice niente, possono avere un senso,
e lo devono avere nel momento in cui io vado a difendere per la sicurezza. Però ci sono tante altre situazioni, tante altre possibilità di mantenere un altissimo livello di sicurezza senza andare a fare interventi del genere. Vi faccio vedere proprio questo, le escavazioni. Vedete che si instaura sempre un nuovo profilo di equilibrio e si va a abbassare la falda quando si fa un'escavazione. Perché se voi scavate qui oggi, perché c'è un accumulo, dovete mettere in conto che nel momento in cui avete aumentato la corrente qui, ci sarà un punto sotto di rottura e di accumulo. E poi ci sarà una retro escavazione dopo la buca. Si formerà un nuovo equilibrio molto più basso e io andrò avanti così all'infinito. Non è quella la soluzione ai problemi, non lo è mai stata. Se c'è una legge che un giorno ha detto non si cava più nei fiumi, non è perché qualcuno se l'è inventata. Però, guarda caso, c'è sempre una somma urgenza che ci permette di fare questo tipo di intervento. Guardate la diversità ambientale, la possibilità di avere un ambiente diversificato con delle strutture di ritenzione e quindi mille habitat diversi di produzione, di macrobenzio, di pesci, e un habitat senza dispositivi di ritenzione, che è quello che è successo adesso dopo la tempesta. Che cosa succede? Che cosa è successo qui per fare una disamina e dopo vedere brevemente i dati, se la porto via troppo tempo? Che cosa succede? Succede che io ho una tot quantità d'acqua. È chiaro che un evento come la tempesta Vaia è diversificato nel territorio, nel senso che ci sono degli ambienti dove piove di più, dove è piovuto di meno, dove c'è stata la grande piena, dove non c'è stata, e dipende anche dal territorio e dai tempi di ritorno di coltivazione delle acque. Però è indubbio che, vedete, questa è, sono gli stessi volumi, sono 11 cubetti del Lego, tanto per giocare un po'. Se la formazione del Lego è quella, e questa è la mia sezione, il cerchio è la mia sezione dove deve passare il Lego, vedete che lì passano e questa è la portata che passava. Viceversa, se la portata è quella, la formazione è quella, arriverà a non poter più passare se non rompendo o diventando piena distruttiva. Che cosa succede? Succede che l'altro giorno la giornalista che mi intervistava mi diceva: ma sì, effettivamente non ci sono stati danni sulla fauna documentati, perché gli animali, come ne sapete, hanno delle capacità extrasensoriali maggiori delle nostre e si rendono conto prima di che cosa sta succedendo. Io ricordo bambino, quando è stato il terremoto in Friuli, ho ancora nelle orecchie il latrato del cane, che già dalla mattina continuava a latrare, non si capiva che cosa avesse, e poi c'è stato il terremoto. Gli animali lo fanno questo. E quindi lei mi dice: beh, siccome il pesce è un animale, perché il pesce anche lui non si è difeso? Ma la risposta è molto chiara: perché non si è difeso? Perché se ci fosse stato un aumento di portata anche ingente con una curva di quel tipo lì, il pesce probabilmente riusciva a difendersi se ha l'ambiente per difendersi. Attenzione, deve avere delle anche laterali, deve avere delle buche, deve avere delle risorgive, deve avere qualcosa per andare a nascondersi. Il pesce non è imbecille, anche se a volte lo scriva perché si fa attaccare all'amo, però in realtà anche lui è dotato di istinto di conservazione. Ma viceversa, se l'andamento della portata è questo, cioè a valle della diga io ho un DMV imposto dalla legge, io riempio la diga fino in cima, poi a un certo punto o stramazza oppure io devo aprire, perché a un certo punto la diga è piena. A quel punto, e questo me l'hanno raccontato, c'è stato un momento in cui di colpo, con tempi brevissimi, è cresciuta l'acqua, improvviso è arrivata proprio un'onda di piena a valle della diga. Non dobbiamo confondere con l'onda di piena che arriva in pianura. Se sentite adesso a Mantova è prevista per domani alle 11 l'arrivo l'onda di piena, perché quella è, si muove nel tempo, nello spazio. Ma se la diga è a 2 km sopra, non è questo il fenomeno. Questo è il fenomeno, è stato che il pesce si è fatto per forza sorprendere
da questa situazione qui, che siamo passati a portate decuplicate nel giro di qualche decina di minuti. E questo diventa distruttivo, perché non è più morfologia del fiume, è evento distruttivo, quindi abbiamo abraso, abbiamo spostato massi, abbiamo scalzato alberi, abbiamo fatto un disastro. E allora siamo andati a vedere. Chiariamo subito che non è che a un certo punto l'Enel o il consorzio, chi c'era sopra, ha aperto, perché probabilmente sapete che c'era una cabina di regia, sapete che si è cercato di fare del meglio per gestire questo fenomeno, ci sono riusciti e va benissimo la cabina di regia tutti insieme, che è veramente una cosa grande. Però dispiace sempre che in queste cabine di regia, più che ingegneri idraulici, non c'è. È chiaro che la salvaguardia della vita umana sta sopra, ma ci può essere anche la salvaguardia, sì, e anche la salvaguardia di qualcos'altro. Quindi bisognerebbe cercare di ragionare, e soprattutto adesso nella ricostruzione del danno bisognerebbe ragionare della conservazione e del ripristino, non del ripristino di quello che di male avevi fatto. Adesso cerco di andare velocemente perché mi viene un po' da ridere. Quando abbiamo fatto la carta ittica e l'abbiamo informatizzata, che poi è arrivata con l'informatizzazione 2005-2009, avevamo introdotto il concetto di zone di aree neutre, la zonizzazione, e c'era un software di gestione. Tutto è stato informatizzato, è stato consegnato alla provincia sotto questa forma. L'introduzione delle aree alientiche, che probabilmente pochi hanno capito e poco è stata spiegata da amministratori, da presidenti e da pescatori, è quello che adesso la regione ci chiede di fare dopo 20 anni. Che cosa abbiamo fatto noi in provincia di Belluno? Abbiamo deciso di dare le concessioni, sto parlando degli anni 90, spinti da un'esigenza di gestione e controllo del territorio che doveva avvenire solo all'interno di aree gestite, dandole in gestione a voi che siete pescatori. Non rinnego questa scelta, e secondo me è stata la scelta vincente e ci ha portato comunque a mantenere un patrimonio che ancora tutti ci invidiano prima della tempesta. Che cosa voleva dire area interesse verde? Noi, siccome non abbiamo dato in concessione un chilometro di Sile, un chilometro di Piavesella, 500 metri del torrente Borgnola, noi avevamo degli interi bacini, degli interi territori in concessione a voi da gestire. Quello che adesso la regione mi chiede come carta ittica, attenzione, adesso stabilite voi le concessioni, le perimetrazioni delle concessioni, perché non possiamo più gestire. Che senso ha gestire 500 metri di corso d'acqua quando sopra fanno un tipo di gestione e sotto non fanno un'altra? Non ha senso, non ha nessun senso. E quindi adesso ci si chiede, eh sì, dobbiamo lavorare a livello di bacino. Noi lavoravamo, abbiamo sempre lavorato a livello di bacino. Il problema qual è? Che dentro un bacino di montagna ci sono 10, 20, 30, 40, 50 corpi idrici più piccoli, più piccoli, più piccoli, più piccoli. Io non potevo, non avevo una superficie reale, e quindi l'area interessa dietro è quella dove voi andate a pesca e dove lo utilizzate per fare apprensimenti, eccetera. A quel punto io avevo ottenuto un numero, una lunghezza e una superficie di area gestita a servizio della pesca. E su questo numero posso lavorare adesso, se no non avrei potuto fare assolutamente, e non potrei fare assolutamente nulla. Che cosa si voleva fare? Vedete il sistema com'era? Prendo il bacino della SIEI, che è il più semplice. Quindi abbiamo tutto un sistema di fiumi e di laghi, vedete, reticolo naturale. Poi qui lei va a sugare grandi corsi d'acqua, la Val d'Arzona, eccetera, quindi non ha senso fare una gestione idrica perché non c'è l'acqua, molto semplicemente. In barba e di M1 e quant'altro, e quindi con i pescatori di allora abbiamo stabilito quali erano le aree di interesse su cui noi facevamo poi il criterio di gestione, e le altre sono state eliminate, cioè non considerate ai fini della pesca, quindi abbiamo la mia superficie nota. Cosa prevedeva questo progetto? Un software di gestione delle semine, l'abbiamo avuto fino 5 anni fa circa, c'era la lettura automatizzata,
si entrava dentro, non vi hanno neanche mai, so che non vi hanno neanche mai dato le chiavi per accedere come bacini di pesca, però era della provincia. Si entrava sulla cartina, si cliccava sull'area, ad esempio, che c'era l'IS di Peralovo, e lì mi veniva fuori l'elenco di tutte le semine effettuate negli anni, di tutti i prelievi vostri, con grafici, torte, istogrammi, tabelle, e io potevo gestire tutta la provincia insieme, solo un corpo idrico, la strada principale, solo un affluente, solo un pezzettino, tutto elaborato in tempo zero. A questo modulo andava associato quello delle consistenze. Man mano che si ottenevano dei dati da qualsiasi parte o direttamente dalla provincia, gli studi sui centrali di valutazione di impatto, chiunque facesse un'analisi, su permesso della provincia perché è obbligatorio, forniva il dato che veniva immagazzinato in questo sistema. Adesso io clicco, vado a vedere la biomassa e la densità di quel tratto, vado a fare una verifica e calcolo i danni. Questo era il progetto. Ma questo progetto non ho mai visto la luce. Io personalmente per 5 anni ho pagato l'abbonamento per tenere vivo il sito. Poi mi sono tuffato, non l'ho più pagato e adesso è andato perso nell'archivio. Quindi capite che cosa è stato fatto. Adesso citavo Antonio Albaese, Albanese, che cosa abbiamo adesso, cosa abbiamo fatto adesso. Se vi ricordate la famosa battuta, quella è. Per andare a calcolare, adesso finisco, i modelli di valutazione del danno, io devo calcolare il danno della fauna ittica. Molto più giusto sarebbe calcolare un danno ecosistemico con delle valutazioni equitative applicando il modello del valore economico totale del fiume. Questa sarebbe correttezza anche dal punto di vista scientifico, perché il danno ittico è solo una piccola parte del danno di lavatura. Dall'altro vi dico, perché spero che diventerà un altro grande successo, sto lavorando anche personalmente sull'exergia, che è l'energia prodotta dal sistema fiume, la capacità di un ecosistema di compiere lavoro, perché abbiamo messo a punto un modello di trasformare in kilojoule il lavoro del fiume, e dai kilojoule li trasformiamo in kilowattora e li possiamo monetizzare. In questo modo possiamo andare a parlare con la stessa lingua di tutti gli altri. Ma questo ancora non ha visto la luce. Vediamo come ho proceduto, per dove avevo i dati e potevo procedere. Allora, individuazione delle aree di interesse elettrico, che vuol dire le aree dove si va a calcolare effettivamente il danno, perché dalle altre parti non lo si. Quindi queste aree sono state calcolate come superficie, dimensione, lunghezza, sono state suddivise in unità produttive omogenee in base ai dati storici, alle esperienze, alle gestioni, eccetera eccetera. Quindi è stata fatta la ricostruzione ante con dati storici, è stato fatto un data cleaning, cioè spurgare il dato. Perché, vi faccio un esempio, se io vado a termine di Cadore del bacino 6, dopo aver fatto una battaglia di non so quante decine di anni, perché volevo fare una zona catch and release, no, e il bacino non voleva, il suo padrino sorride, dopo si sono convinti e sono venuti a chiedere loro di farla, e per il primo anno non gliel'ho concessa perché mi avevano fatto. A parte questo, io non posso prendere il dato storico di quell'area così come mi viene fuori dalle medie dei dati storici, perché quell'area era gestita in modo completamente diverso una volta. Quindi il tenore della marmorata sarebbe stato irrisorio, non troverei quasi neanche l'anno rispetto ai dati storici. Quindi devo fare un'interpretazione seria e storica dei dati. E l'altro giorno sono stato a campionare al bacino 8, mi ha preso una trota di Veneto Agricoltura che, pur essendo lunga poco più di 50 cm, pesava una bellezza di 4,5 kg, un toro così. Ecco, io non posso, cioè se considero la biomassa di quella trota non mi fa fuori che non c'è neanche la perdita. Cioè, devo comunque fare un'analisi seria
e ondate prime in serie. Calcolo la biomassa e la densità persa e la quantificazione economica della perdita che è un'altra grande rogna. Vi faccio vedere tre esempi di conteggio dei danni. Il torrente Boite. Il torrente Boite l'abbiamo suddiviso dal confine del parco fino alla confluenza del Bigontina, dal Bigontina alla diga di Volo. Il fiume Piave, nel tratto di concessione 6 per intenderci, diviso in due zone, e il fiume Piave del bacino 8 dallo sbarramento di Soverse alla confluenza con il torrente Arno. Bene, queste sono le tratte, vado velocemente, vi faccio vedere i dati. Abbiamo avuto sul torrente Boite, vedete, le perdite di biomassa sono sull'80% e addirittura 95% nel tratto più basso rispetto alla ricostruzione del dato storico. Guardate anche con le densità, siamo molto elevati. Io ho fatto un doppio calcolo di prova, il danno sulla biomassa, calcolando solo la perdita di biomassa, e un danno calcolando solo la densità. Poi ho calcolato un danno medio, mediando i due parametri. Facendo questo mi vengono fuori 40.000 euro. Andiamo a vedere, dopo vi farò una considerazione. Questo è il fiume Piave, bacino 6 a termine. Alla fine, vedete qui, ho Temolo praticamente quasi sparito, grandi danni sulla marmolata, Fari quasi sparito con quella cera. Ecco, la marmolata si è salvata, vedete, nella zona di termine ho avuto una perdita solo del 45%, cioè i grossi esemplari sono riusciti a salvarsi, ma se vado a guardare la densità ho perso il 90% della densità presente. Quindi è chiaro che devo agire sempre in questi casi in cui non posso prevedere a carico di chi sia la perdita, devo sempre agire sui due fronti di massa e densità per poter dare poi una stima. Penso che sia l'approccio più corretto. Non ci sono qui grandissime differenze, vedete, però, in questo caso, ma mi attesto sui 151.000 euro, solo il pezzettino di Piave, poi sono tutti gli affluenti da considerare. Qui il tratto è molto grande e la stazione storica di Cadola, che offriva dati molto ingenti, perché qui avevamo una serie storica non indifferente, e qui siamo andati bene anche perché i bacino 4, 6 e 8, motu proprio, in questi ultimi due anni stavano tenendo sul controllo l'asta principale del Piave, proprio, magari avete provato sfiga, però proprio prevedendo che potesse succedere qualche cosa. E quindi adesso sono molto più avvantaggiati di altri, perché i conteggi sono veramente reali in questo caso qua. Andiamo a quasi 200.000 euro stimati di danni. Io ho provato anche a fare un'altra cosa, ho provato a verificare, che sarebbe ancora più corretto scientificamente, ma molto più difficile ancora, quantificare per classi di età, cioè andare a vedere la perdita dell'individuo del primo anno, del secondo anno, del terzo anno, del quarto anno, e quindi assumere il costo della perdita diretta in base a quello che si è perso. Ho provato per dove avevo la serie dei dati e non cambia quasi nulla, cioè alla fine è questione di qualche mila euro in più o in meno, per cui è del tutto inutile probabilmente anche fare questo tipo di analisi trattandosi di stime, perché qui non è che stiamo considerando la linea. Per quanto riguarda i prezzi da mettere, io mi sono rifatto alle perizie dei tribunali che abbiamo utilizzato. Quando una perizia ammette in allevamento un danno, sapete che in ambiente naturale di default il danno viene raddoppiato, ovvero sia se 35 euro per il tribunale di Trento è stato accettato come danno sulla marmorata in allevamento subadulta, la marmorata in ambiente naturale vale 70 euro e su questo non ci piove. Dopo chiaramente se gli diamo bene vale 5 euro, anzi dovete pagare voi perché... No, scusate, prima di chiudere volevo dirvi, adesso quando stimeremo i danni bisognerà fare un piano straordinario di popolamento, un piano ricostitutivo, però dove andiamo a prendere questo materiale? La regione Veneto, chiuso Veneto in cultura, lì c'è la dottoressa di Lopi, lo seguiva, gravissimo e straordinario errore. Bolzano Venonese produce quello che riesce a produrre e in più
spingendo la genetica si andrà a produrre sempre meno, e dove avremo fabbisogno. Perché noi oggi ci troviamo in una situazione che dovremmo approfittare di questa situazione. Se sono morte tante fari dove non ci dovevano essere, eccetera, adesso dovremmo ricostituire. Se è morto il demo, quello di là, e adesso abbiamo la possibilità di mettere quello di qua, cioè dobbiamo sulle cenere, sul mare, dobbiamo cercare di sfruttare per fare qualcosa di migliore. Ma se non abbiamo questa possibilità, cosa facciamo? E state tranquilli, la soluzione non è quella che ha detto la Fitzas, che possiamo seminare quello che vogliamo, questo dimenticatelo. Grazie. Parliamo quindi di un lavoro che è stato commissionato l'anno scorso, d'intesa con la provincia, dai pescatori, da voi, dalla federazione, dopo parecchi anni, per capire un attimino che materiale geneticamente, che cosa c'è, se c'erano delle novità nel parco riproduttori della provincia presso l'impianto di Bolzano Bellunese. Ora faccio velocemente, molti di voi conoscono già queste nozioni, colleghi sicuro, sicuramente i pescatori hanno visto qualcosa, e faccio un attimino due o tre dati, vi do in modo che così poi sono utili per vedere poi quello che è venuto fuori nei risultati delle analisi. Vabbè, questa è la torta marmorata, sapete tutti l'areale più o meno della torta marmorata, qua nel nord Italia, no? Nella parte padana sinistra orografica del Po. Saltiamo. Situazione che si è verificata per eventi ovviamente geologici del passato. Foto forse che avete già visto queste immagini qua, vedete com'era qua l'idrografia, no? A partire da diversi milioni di anni fa, per arrivare fino a 1.100.000 anni fa, in cui poi c'è stato ovviamente una, così chiamiamola, speciazione, ma non è esattamente così, diciamo una diversificazione per quel che riguarda i salmoni, adesso stiamo parlando, e quello che vediamo oggi poi. In pratica, per quel che riguarda la trota, noi abbiamo, no, il ceppo ancestrale, tenetevi in mente questo perché poi ci sono delle considerazioni sul lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto. Ceppo ancestrale della trota atlantica, quando poi durante l'evoluzione geologica è entrata nel Mediterraneo e ha dato origine poi dei ceppi cosiddetti, no? Queste sigle, per esempio Atlantico, questa AT Atlantico, quindi riguarda la falla atlantica in questo caso, il ceppo poi dei salmoni, il ceppo cosiddetto mediterraneo, no? Che poi per quel che interessa a noi l'Italia, quello che sentite spesso si parla di trota fario mediterranea, no? Il ceppo mediterraneo che poi si è adattato per quello che riguarda i vari contesti dell'Italia, il ceppo adriatico che ha dato origine poi a una linea di salmonidi che hanno colonizzato l'Adriatico, per cui anche ceppi cosiddetti, una così chiamate fari mediterranee di ceppo adriatico, che ha dato origine poi, una volta che si è adattata quindi alla situazione della pianura padana, anche alla marmorata. E poi abbiamo il ceppo danubiano. Ecco, si ritiene che quindi l'antenato comune attualmente, l'antenato che c'è stato della linea atlantica, ha dato origine, in base a questo schemino così molto semplice, a queste linee qua. La mediterranea, la marmorata, da qui è saltato, l'adriatica, la danubiana e alcuni endemismi, il campione del Garda e il campione del largo Fidreno. Vabbè, queste sono le zone poi geografiche, saltiamo tutto questo. Ha dato origine poi, quindi alla fin fine, dal punto di vista del fenotipo, così come lo intendiamo noi comunemente, ha dato origine a una certa varietà, no? Questi salmoni, vedete, qui in basso abbiamo una trota, un tipo di fenotipo della trota marmorata, un tipo di fenotipo che siamo abituati a vedere, o quantomeno voi siete abituati a vedere, ma ha dato origine poi a una serie variegata. Qui abbiamo per esempio, queste sono immagini tratte dall'AIAD, dal sito, poi potete andare a vedere anche il documento di salmoni dell'AIAD, vedete trote, ad esempio queste qua sono quella che probabilmente adesso verrà denominata Salmovigi, comunque trote, cosiddetta trota mediterranea o della linea adriatica, qui una trota invece un ceppo più che riguarda la trota in Sardegna, anche qui vedete, qui ad esempio
leviamo una trota ceppo mediterraneo, cosiddetto macrostigma, questo è il lago posta Fibreno, se non sbaglio, questi campioni del Garda, poi la marmolata, ecco, abbiamo, vedete, le livree sono abbastanza diverse, anche se si fa riferimento ad adattamenti del ceppo ancestrale, no? Della linea atlantica, vecchia linea atlantica. Ecco, la marmolata, sapete, tutto il problema dell'ibridazione, con le emissioni che ci sono state, soprattutto per le emissioni, abbiamo avuto questo problema. Ecco, in sintesi, molto brevemente, per chi non la conosce, poi c'è chi qua ha seguito tutta la vicenda anche dall'inizio, diciamo che il problema della marmolata e dell'ibridazione viene considerata intorno agli anni 80 e nei primi anni 90 si ha la conferma tecnica scientifica, c'è una pubblicazione che fa per l'Italia, perlomeno, che mette lì, del collega qui Argenton, in cui rileva effettivamente, a mezzo analisi di DNA, l'ibridazione tra fario e marmolata. Dopodiché altri studi scientifici comprovano che ci sono anche delle differenze genetiche delle marmolate tra bacini idrografici. Voi sapete, per il Veneto abbiamo soprattutto tre linee principali del fiume Adige, Brenta e Piave. Vabbè, poi qui c'è la direttiva in cui viene inserita la trota marmolata nella direttiva Habitat. Vabbè. E la regione Veneto quindi decide, intorno ai primi anni 2000, una data al 2003 più o meno, tramite Veneto Agricoltura, l'Avisp, d'intesa con le province, sì, un programma di recupero della trota marmolata. Visto che ci sono stati tutti questi dati di evidenza, viene deciso di fare un programma medio-lungo termine per provare a recuperare la trota marmolata nel Veneto. Gli obiettivi quindi erano di caratterizzare gli stock genetici, costituire poi degli stock di produttori dei vari bacini idrografici della regione e poi ripopolare con materiale che fosse corretto dal punto di vista genetico. Vabbè, qui poi è la carta etica provinciale di Belluno che ribadisce le iniziative di allevamento e di produzione di materiale originario per il recupero della purezza della specie. E per quel che riguarda sinteticamente, non parlo di altri centri, comunque con questo programma regionale sono stati individuati dei centri in cui, oltre al centro di Veneto Agricoltura, Valdastico, in cui dovevano occuparsi, diciamo, di mantenere e migliorare gli stock di produttori di marmolata per il ripopolamento. Per la provincia di Belluno i centri individuati erano quelli due, uno di proprietà della provincia, che è quello di Bolzano Bellunese, e uno di proprietà del bacino numero 10, se non sbaglio, a Tomo Feltre, che dal 2010 è in conduzione diretta della provincia di Belluno, gestito direttamente della provincia di Belluno, con il personale, che direttamente tra l'altro questo numero di personale qui, che è addetto direttamente a seguire le strutture, coadiuvato poi anche da altro personale. Ecco, per chi non conoscesse, queste due strutture si trovano. Una è qui, Tomo, Feltre, e l'altra è qui, appena sopra Belluno, Valle di Bolzano, Bellunese. Penso che sappiate più o meno tutti dove sono. Qua, queste sono delle foto per chi non... Ecco, questo è l'impianto di Tomo, che è un'ex latteria, che poi è stata abbandonata per diversi anni, poi ultimamente è stata ampliata un pochettino, è piccolino ovviamente, vedete, questa è fatta da varie angolazioni. Qui è stato aggiunto poi questo qui, un pezzo, ma è stato anche poi aggiunto leggermente a circa 30-40 metri di distanza un altro fabbricato in legno lungo qui il Lauric, questo ruscello, per aumentare un po' la volumetria delle vasche, perché ovviamente sono impianti, è un impianto molto piccolo, quindi non può fare, diciamo, può fare fino a un certo punto come volumetria. Questo è l'interno, un po' di foto giusto per far vedere un po' le vasche che ci sono dentro. Questo invece è l'impianto di Bolzano Bellunese, che penso che lo conoscete quasi tutti. Questa è la parte a valle, recentemente è stata ristrutturata in una parte delle vasche a sud, quelle un po' più grandi, e vedete, sono due visuali, una dal parcheggio e una da vista da sud, diciamo, verso monte. E questa è la parte invece
ristrutturato ultimamente la copertura a monte, invece le vasche dove vengono tenuti i riproduttori, nelle vasche a valle vengono fatti gli accrescimenti, invece è stata fatta una copertura stabile, fissa, le vasche sono rimaste meno tal quali, tranne sono state risistemate una parte di questo. Ecco. Ovviamente, vabbè, vi ho già detto, insomma, in questi impianti gli scopi principalmente sono quelli di avere uno stock con idonei geneticamente, che sia possibilmente più variabile possibile dal punto di vista genetico, e oltre alla genetica che sia curato anche un po' l'allevamento, cioè che non venga fatto un allevamento come una normale trotticoltura da carne, ma che sia fatto, ovviamente gli scopi sono diversi, che sia fatta con dei principi, diciamo, un po' più naturalistici. Attualmente, brevemente, il ciclo avviene così. C'è l'allevamento dei riproduttori a Bolzano Bellunese e la fase di, diciamo, di, chiamiamolo, di allevamento successivo da una certa fase in poi, 10-12 cm, mentre tutta la fase di incubazione delle uova fino a 4-6-6-9 cm viene fatta a tomo, dove le condizioni, il Bolzano Bellunese funziona con l'acqua del fiume Ardo, ovviamente può esserci in alcune una problematica durante le piene in alcune fasi e quindi può mettere a rischio, fino a quando non viene risistemata la presa sul torrente, non vengono fatti i lavori che sono previsti di ristrutturazione, diciamo, per non mettere a rischio il materiale, viene portato dopo lo spermatozoo con la fecondazione direttamente a tomo, che funziona con acqua molto buona di sorgente, è l'ex acquedotto di Fetter, se non sbaglio, e che ha caratteristiche molto buone, acqua costante, di temperatura. L'unico problema è che la portata è molto piccola e quindi è possibile solamente incubare le uova, fare una piccola fase sui giovanili, non è possibile ottenere, portare grandi quantità di materiale a taglie maggiori. Ecco, vabbè, un po' di foto per farvi vedere solo appena per chi non conosce, alcune così. Si adottano anche un po' di tecniche, diciamo, di semi-naturalità dentro le vasche, a tomo, vedete, si mettono un po' di sassi, insomma si cerca di allevare le trotte in una maniera, diciamo, senza forzarle troppo dal punto di vista di intensivo, dandogli anche alimento vivo nei primi tempi, con l'Artemia salina. Si utilizzano anche, si saltano le prime fasi di mangime, le primissime, con materiali tipo i chironomi di queste larve surgelate, eccetera. Vabbè. Ecco, adesso per arrivare, vi ho dato un po' per chi non conosceva, insomma, come funzionano questi impianti. Ecco, l'anno scorso la Federazione dei Bacini della Pesca, avendo una convenzione con la provincia, proprio per la tutela delle specie ittiche autoctone, ha finanziato un monitoraggio genetico di un centinaio, per la precisione 103, pesci riproduttori. Era già stato fatto, non è la prima volta che è stato fatto circa 10 anni fa, quando è iniziato, diciamo, quando agli inizi, diciamo, quasi agli inizi della questione della marmorata. Ovviamente in 10 anni sono cambiate anche le tecniche genetiche, si sono abbassati i costi, le tecniche sono anche più precise ora rispetto all'epoca, per cui si è deciso, soprattutto per vedere se la situazione e anche per capire se era possibile partire con la ricostituzione di un nuovo stock di riproduttori futuri, per il futuro ovviamente, perché i cicli sono lunghi, lo sapete anche voi, bisogna aspettare 3-4 anni per avere una piccola prima produzione, e su basi il più possibile genetiche, il più possibile corrette e anche secondo le ultime tecniche di indagine. Probabilmente fra un po' di anni, fra 6-7 anni, parleremo di tecniche ancora più avanzate, probabilmente costi minori. Mi pare di ricordare, forse la Fabiana può correggermi, che 10 anni fa, 15 anni fa, analizzare geneticamente con una certa correttezza i riproduttori, 250. Quanto costava? 250 campioni. 250 euro a pesce. Cioè, adesso siamo sui costi, dipende un po', ma diciamo siamo su costi allineati che potrebbero andare dai 30 ai 50, massimo 60 euro campione. Beh, è sceso di molto. Quindi si poteva fare quello che si poteva fare.
cioè la regione è riuscita a fare quello che è riuscita a fare, ma ovviamente all'epoca pochi altri sarebbero riusciti a fare con quei costi qualcosa. Adesso è già possibile fare di più. Ecco, quindi con queste indagini si vuole vedere il grado di purezza del genotipo, ma se c'era eventualmente una percentuale di ibridazione, quanta, la conferma dell'appartenenza al genotipo Piave, ovviamente, cioè che quello che c'è è genotipo Piave, e molto importante il grado di parentela, cioè quanta consanguinità c'è, perché in allevamento purtroppo qual è il problema? Il problema è non è sempre possibile per vari motivi portare materiale selvatico all'interno dell'impianto per insanguare, si dovrà fare molto di più ovviamente, ma non è così semplice, è sempre così semplice, e c'è questo rischio di riuscire di avere a un certo momento un certo grado di consanguinità per via degli incroci, perché per quanto si stia attenti si, ovviamente non è possibile avere tante vasche quante sono le coppie di pesci. E qui soprattutto in un contesto di allevamento che non è stato studiato per questo. Ecco perché si cerca di mantenere un basso grado, si deve cercare di tenere un basso grado di consanguinità, quindi pochi fratelli e fratellastri possibili, un po' di cugini purtroppo non succede, perché altrimenti noi mettiamo del materiale in natura che ovviamente non è uguale a quello che la natura fa, e non sappiamo poi effettivamente il grado, si perde variabilità genetica. Ok? Cosa molto importante, che è una derivazione di questo, è ma andiamo a vedere anche la corrispondenza fra genotipo e fenotipo, cioè quello che mi dice la genetica, mi dice poi la livrea esterna, guardando così il pesce, per quello che posso vedere io, per fenotipo intendo quindi livrea in questo caso qua, anche se non è solo livrea, che è la cosa più ovvia che ha un pescatore, insomma, quando vede il pesce per cercare di discriminare, no? Tra ibrido, fario, marmorata. Ecco, il monitoraggio che è avvenuto nell'estate del 2018, vabbè, queste sono le fasi, scelte dei produttori, su base, su che base ovviamente? Sull'osservazione della livrea, però abbiamo fatto, io ero presente, abbiamo fatto in modo di ammettere, di scegliere dalle analisi di questi 100-103, sia quelli che all'apparenza sembrava un fenotipo per cui noi riteniamo tipico della marmorata, ma riteniamo noi, ma abbiamo messo dentro anche però degli individui che avevano un fenotipo, diciamo, che magari poteva apparire molto più ibrido che non marmorata. Ecco, giusto per vedere. Vabbè, sono stati tutti identificati come si fa ormai da anni con un chip messo intramuscolo, col pesce in anestesia ovviamente, fotografati tutti, e poi si è preso una porzione di tessuto, un po', in questo caso in anale, per le analisi si mette in etanolo, in alcol, e poi è stato su cui è stato analizzato per il DNA. Vabbè, adesso qua ovviamente non parliamo tecnicamente di marcatori eccetera, comunque vabbè, individuo DNA sia quello del nucleo che quello del mitocondrio, ed è stato fatto fare all'Istituto di San Michele all'Adige, che ora si chiama Fondazione Lumac, perché hanno molta esperienza nel settore, avevano un buon rapporto di qualità e costo e molta esperienza nella marmorata, c'è un collega che loro qua conosco, i miei colleghi Andrea Gandolfi, che si occupa di questo e si occupa sia in Alto Adige che in Trentino del problema della genetica della marmorata. Vabbè, qua i materiali, vedete il chip, la siringa con cui sono stati inseriti dentro questi chip, questi qui, dentro la marmorata, ecco qua la sto inserendo dentro una di queste marmorate, taglio, vabbè, taglio della pinna, in questo caso è adiposa, ma se no mi ha tagliato la pinna ventrale, e poi un numeretto, così ogni pesce è identificabile, oltre che dal chip che ha un codice alfanumerico che poi si legge con un lettore, tipo quello del supermercato, anche così abbiamo il riferimento di un numero progressivo che abbiamo messo noi, per ogni pesce. Quali sono i risultati? I risultati di questi 103, non è? Non avevamo solo 103 pesci, ma diciamo che il finanziamento potevamo fare in base al costo a questi 103 pesci. Ecco, voi vedete qua molto semplicemente, vedete, allora 8 pesci su 103, anzi diciamo subito 41 pesci su 103 avevano una percentuale di genotipo marmorata, espresso in percentuale non è proprio corretto, comunque per farvi capire,
meglio, circa dal 95 al 100% di questi 40, quindi un 41% più o meno dei riproduttori testati avevano un genotipo marmorata dal 95 al 100%, cioè quindi una probabilità di ibridazione con l'afario al di sotto del 5%. Molti di questi però erano, di questi 41 riproduttori, diversi erano 99,1-2,3 come grado di percentuale di marmorata. Il restante 60% suddiviso, vedete, in queste porzioni, 8 esemplari su 103, 43 su 103, avevano percentuali di marmorata inferiore al 95%, però si fermavano intorno al 70%, pochi individui tra il 70% e l'80%, vedete, la maggior parte erano tra l'80% e il 90%. Diciamo che mi aspettavo magari, se c'è l'ibridazione, anche risultati anche peggiori forse, ma diciamo che si mantiene su dei risultati che non tutti possono vantarsi in giro, di chi si occupa del settore. Ovviamente quello che interessava a noi, vedete come su una linea rossa, perché il collega Gandolfi, con cui abbiamo interagito, della fondazione, tra l'altro è scritto anche nella relazione, è molto ben fatta, molto tecnica, con cui abbiamo interloquito, ci ha detto: guardate che, come viene adottato in Trentino, noi prendiamo in considerazione ormai solo i produttori per eventuali azioni di ripristino di popolazioni che hanno un grado di una percentuale di genotipo marmorata che è oltre il 95%. Il resto, per non rischiare, certo che se ci sono pochi pesci rischiamo di buttare via variabilità genetica, perché ovviamente riduciamo un po' il numero di riproduttori, questo non va mai bene, però insomma, tenendo conto dei rischi di perpetuare l'ibridazione, è meglio tenere i produttori che abbiano questo valore qua, cosa che noi abbiamo seguito, visto che abbiamo delle indicazioni tecniche di questo ente a cui ci siamo affidati. E altro problemino è che, ovviamente, come immaginavo, da resto, che la consanguinità è significativa, cioè tutti i riproduttori presentavano, alcuni di più, l'otto soprattutto, l'otto quello più vecchio, perché c'è stato un insanguamento anni fa, per fortuna, un lotto presentava una consanguinità molto alta, l'altro meno, comunque sempre significativa, abbastanza significativa. Quindi c'è l'esigenza di portare dentro dei sebatici idonei, analizzati ovviamente, per fare un insanguamento. Cosa molto importante è che, come già pubblicato da altre persone che hanno fatto il lavoro, poi vi faccio vedere una cosa interessante, il genotipo, cioè quello che dà riscontro analisi genetiche, non corrisponde, a volte non corrisponde con la lipra esterna, col fenotipo. Ecco, adesso non so se purtroppo non si vede bene, immaginavo. Non si vede bene, forse mai spegnendo la luce si vede bene. Si può spegnere la luce per caso oppure no? È possibile spegnere le luci o no? E questa, vedete, questo numerino mi dice la percentuale di genotipo marmorata. Allora, questa è una marmorata col 79, quelle che diciamo ha la percentuale minore purezza, chiamiamola così, però effettivamente l'esterno, se si può, così si vede, grazie, sa? E, ecco, forse si vede un po' meglio, e la livrea qui esternamente va bene così, vabbè, forse quelli in fondo, è molto simile alla marmorata, ma questa qua sotto, voi vedete, non vi ho messo un caso estremo, però al limite poi vi avvicinate, comunque la presentazione è disponibile, poi posso, la provincia ce l'ha, può metterla in rete, potete scaricarla. Questa trotta, che ha un grado di purezza del 99,7%, voi vedete sulla linea laterale che ci sono dei punti rossi.
ma ci sono casi più estremi. Chi c'era l'altra volta in provincia, di presidenti, hanno fatto vedere anche un caso molto più estremo. Questo non è un caso estremo di Livrea, però ci sono i punti rossi. E sinceramente, per le conoscenze che c'erano, ci sono, vuol dire, beh, questo è un ibrido sicuramente. Potrebbe essere un piccolo ibrido, però ecco, ricordatevi, adesso poi faccio una considerazione, vi ricordate quella diapositiva che ho fatto vedere io dell'ancestrale che poi è entrato dentro il Mediterraneo? Cioè ricordatevi che la marmorata è un salmonide che deriva da un afario che ha una sua componente genetica, non è che, cioè come noi abbiamo, no, abbiamo dei ricordi di quello che eravamo, con la peluria, abbiamo dei ricordi di chi eravamo. Ricordatevi che quindi la marmorata è pur sempre un salmonide che deriva da un ceppo iniziale. Quindi non è che i caratteri siano scomparsi completamente, ma geneticamente hanno fatto un'analisi dei colleghi che ci sono, dei colleghi, non miei ovviamente, dei colleghi di genetisti, hanno fatto le analisi e visto che hanno detto, ma come, c'è una crota marmorata qui, quando sappiamo che la crota marmorata è tipica del bacino dell'Adriatico, dell'Alto Adriatico, della zona padana, della Slovenia, eccetera. E hanno visto che è un afario di ceppo atlantico. È che il carattere, questo carattere qui, in una zona lì del fiume, probabilmente è il carattere che per cui le trote sono bene adattati in quell'ambiente, no? Oppure che non si è ancora fissato, cioè non hanno perso il carattere pario atlantica, è meno fissato rispetto a questo. Altro esempio, genotipo trota marmorata di un affluente del fiume Isonzo, che i colleghi conoscono bene, immagino, tra l'altro, no? Questo anche su analisi fatte molto recenti dall'istituto che fa riferimento al centro ittiogenico che c'è a Tolmino, in Slovenia, infatti sono anche molto bravi nelle analisi genetiche, e vedete, questo è lo stesso esemplare visto dorsalmente e visto invece dalla livrea laterale, vedete? Ed è una marmorata. Quindi non abbiamo, ecco, poi tra l'altro nell'Isonzo, dalla parte slovena hanno individuato 8 genotipi diversi, con anche delle caratteristiche diverse di livrea, no? Non è che ci siano tutte livree puntate, ma ci sono anche livree più simili a quelle che tradizionalmente conosciamo noi. Quindi il fenotipo non corrisponde sempre al genotipo, questo dobbiamo ricordarcelo, no? Il fenotipo come lo intendiamo noi, come lo abbiamo inteso fino ad oggi. Vabbè, poi alla fine questa è una tabella, quindi cosa abbiamo fatto? È tenuto conto delle analisi, questa è una tabella che ci ha dato l'istituto, ci ha dato una griglia, l'istituto della Fondazione Fumaca, ci ha dato una griglia, ci sono tutti i codici delle trote epurate già di quelle ibride, e per effettuare, che abbiamo deciso di cosa fare, facciamo, teniamo in considerazione tutto ciò che è sopra il 97% di purezza e facciamo un primo nucleo, cioè tenere un po' di uova per i futuri riproduttori, un primo nucleo, perché ovviamente sono pochi. E questa è una griglia con cui vengono individuati quei puntini verdi, sono quelli che vanno bene, si possono fare incrociare fra di loro, insomma un po' come la battaglia navale, abbiamo visto qual erano i numeretti dei pesci che andavano bene per poter fare oppure no la riproduzione, quelli rossi e quelli gialli erano quelli molto imparentati fra di loro, quelli verdi erano quelli che più o meno potevano andare bene per incrociare fra di loro i maschi e le femmine. Purtroppo la tempesta Vaia, di cui ha parlato prima il collega Marco, è intervenuta poi successivamente l'analisi e ha fatto danni ovviamente anche nell'impianto, per cui una parte dei pesci se li ha portati via, e portati via sono morti subito, alcuni danneggiati sono morti dopo a seguito di infezioni eccetera eccetera, per cui alla fine più o meno il 50%, anche se il dato forse non è ancora completo, comunque il 50% non ce l'abbiamo più. Alla fine in riferimento a quella tabella, guardando quello che potevamo fare, abbiamo ottenuto 11 pesci riproduttori idonei dal punto di vista genetico e dal punto di vista
della conseguenza su cui cominciare molto pochi, quindi pochissimi, però dovevamo fare qualche cosa, dovevamo partire e abbiamo ottenuto un primo nucleo. Eccoli qua, questi sono i fondatori, qua vedi, ci sono le foto dei fondatori numerati, e Dennis te li ricordi? Sì, sono i fondatori numerati, femmine e maschie, con cui praticamente hanno costituito questo primo nucleo, ci è venuto fuori circa 5.000 uova, e adesso saranno circa, non ho i dati, questa è una foto fatta ultimamente presso Tomo, su cui sono presente, questa vaschetta, vedete, un po' naturalizzata, ci sono circa 3.500, non so, 4.000 pesci, forse di questo, di quelle 5.000 uova, forse anche più, e che sono quelli a cui ovviamente saranno implementate anche altre azioni del genere, se la provincia vuole continuare, ovviamente bene per le analisi genetiche, però ovviamente siamo partiti da pochi riproduttori, troppo pochi, abbiamo perso parecchio, cioè la variabilità genetica è poca, dobbiamo avere gli autori anglosassoni. Loro consigliano di partire dai da fondatori per fare nuovi nuclei 50 coppie, come minimo, per non perdere troppa variabilità. Dicono 50 coppie dovrebbe essere il numero, diciamo, minimo a cui partire. Noi siamo a 11 pesci, ovviamente ne avevamo di più se non ci fosse stato il problema dell'alluvione, sicuramente ne avremmo avuto il doppio, almeno il doppio. Non è andata così, però ovviamente si spera di poter portare avanti un'altra azione del genere in modo da aumentare, implementare. Sicuramente dovremo portare dentro dei pesci selvatici, analizzati ovviamente, sia dal punto di vista sanitario, perché ci sono delle normative sanitarie che impongono questo, sia dal punto di vista genetico, per incolpare e cominciare a avere un nucleo per gli anni futuri. Basta, io ho finito, vi ringrazio.